Benvenuti in questo nuovo video della Big Vanilla 2. Quest'oggi finalmente scopriremo quanti punti abbiamo guadagnato dalla prova dei regali di Natale e scopriremo ovviamente quanto avranno guadagnato tutti, le penitenze, i vantaggi che ci saranno, che avete scelto voi da Instagram, perché vi ha dato la possibilità di scegliere penitenze e vantaggi. C'è stata un'idea veramente geniale che ho dovuto prendere per forza perché è veramente strepitosa, e scoprirete anche la nuova prova che inizia ufficialmente da oggi in poi. E vi dico già questo, da qua riparte la Big Vanilla 2 ufficialmente in modo più ciccione, perché come abbiamo detto durante le settimane di vacanza sarebbe stato un po' più complicato essendo una serie in tanti, e quindi ufficialmente si riparte da qui in poi. Preparatevi perché farà parecchio ridere, le prove sono incredibili e secondo me ci divertiamo un sacco, quindi buona visione con tutto quanto e ci vediamo dopo. Eccoci qui dopo Natale, finalmente di nuovo riuniti. Tutti quelli che non ci sono quest'oggi sono brutti. Ok, tutti. Bello. Meno male okay. Che ci sono. Compreso Poggo, che è il più brutto di tutti, che no, è sparito Poggo è bello. Settimane. Poverino, che dissing. Poverino. E partiamo dal primo annuncio. Tutti quelli che non hanno fatto i regali di Natale, dato che saranno paragonabili al Grinch, meno 50 punti. Aia. Perché dissing. Chi non fa i regali a Natale è un infame. Parole dure. Ma vero. Chi non li ha fatti in generale o chi non li ha fatti a tutti? No, no, chi non li ha fatti in generale. Tipo Carly, qualcuno l'ha fatto, quindi non si è beccato almeno 50. Ah, ho capito. Ha preso, okay. Ha capito la sufficienza minima. Chiaro. Si è salvata in corner. Vorrei spiegare che sta scrivendo perché non può parlare. Ok, sta scrivendo perché non può parlare, adesso lo sappiamo tutti quanti. Allora, volete partire da scoprire la prossima prova? Così per invertire le cose, o volete sapere quanti punti avete fatto? Prossima punti, prova, punti, dai. Punti. Ma ragazzi, mi però. E dai. Andiamo veloci. Vi spiego come funzionava tutto quanto. Okay. 20 punti per aver fornito i voti. E vi informo che tra quelli che hanno fatto i regali, l'unico che non becca quei 20 punti è Carpi. Un applauso Carpi, bravo. È riuscito a mandare i voti alle 11:58 quando dovevamo iniziare a mezzogiorno, ma io dovevo calcolare la somma di ognuno e lui ha tutta la mattina una buona che fa idea di calcolo io, te la calcolo io se vuoi. Non li puoi calcolare tu, non sai gli altri. Vabbè, dai, povero Carpi. Dai, ti faccio quindi le carezze io sulla testa. Tutti tranquilli. Voi vi siete beccati 20 punti, tranne Carpi, se avete fatto anche i regali. Okay, prima capito. Cosa da sapere. Seconda cosa, si prendeva un punto per voto, quindi un 10 dava 10 punti per ognuno dei partecipanti che gli ha dato un voto. Certo. E questo è abbastanza chiaro e semplice. Chiaro. E vi dico i punti generali, perché se vi do i voti di ognuno, state lì tra sì, le mezzo, certo. Sì, troppo, sì, non ha punti. Senso di esistere. Vai, quindi, vai, vai. Vi leggo direttamente i punti e poi vi dico una cosa aggiuntiva. Kendall, 97 punti. Oh, non male. Bravo Kendall. Croccante. Considerato che loro mi hanno dato 2. No, ti avevo dato 10 totale. Giusto, giusto. Carly, 61 punti. Brava Carly. Grazie del bambù. Marci, 111 punti. Complimenti. Ha fatto un buon lavoro. Gracias a todos. Nico ancora superiore, 121 punti. Eh beh, Nico deserve. Maia. Sono tanti. È stato il secondo migliore. Loco primo sicuro. Eh beh. Loco primo, perché ha fatto 125 punti. Vabbè. Vabbè, ragazzi. Pay to win qua, eh. E poi però vedrete. Lightning, 91 punti. Okay. Sparks, 88 punti. E ci tengo a dire che Sparks è l'unico ad aver beccato l'1 grazie a Lightning. Mettiamo un po' di pepe. Che regalo hai fatto per prendere 1? No, ho vabbè, il regalo non era male, ma lui non aveva lo spirito natalizio. Niente. Quindi volanissimo il tempo. Pesante, pesante. Poi il buon dottor Cat, 53 punti, perché bravo, ne ha fatto pochissimi. Mark, 118 punti. Mark. Il terzo migliore, quindi ottimo. Un buon lavoro. Ottimo, Carpi, ottimo. 78 punti, che comunque non sono pochi considerando che lui non ha quei 20 punti. Mm-hmm. E infine noi 110. Bello. Che eravamo pure svantaggiati perché noi non prendevamo il doppio voto nostro. Certo, certo. Noi invece abbiamo fatto i doppi voti, sia il mio che quello di Steph. Ve la faccio pesare sta roba. Sì, esatto, ve lo sto rinfacciando perché io ho detto, io ho fatto anche il regalo a Steph. Gli ho detto, scusa Steph, contami quel regalo. Lui, no, perché noi non dobbiamo essere avvantaggiati. Cara, vedi quanto è onesto? Andiamo avanti. Rinfaccio le cose. Il migliore dei regali si becca 50 punti in più. Ok. Ma non è loco. Oh. E chi è? Nico. Ah, perché per quanto abbia 4 punti in meno di Loco,
Nico li ha fatti full, completamente onesti. Io sono d'accordo su questa cosa, ragazzi. Concordo. Siete tutti d'accordo? D'accordo, sì, d'accordo, sì, bravo. Sì, vero, vero. Io posso dire che Loco mi ha ricattato. Io ho adorato il regalo di Nico. Siamo anche stati tutti ricattati da Loco. Invece Nico ha fatto dei regali ottimi senza bisogno di subdole strategie. Nico, ragazzi, ha fatto dei gran lavori, lo ammetto. Sono d'accordo. Sì. Ti conferma il bravo ragazzo. Bravo, Nico. Grazie. Quindi, detto questo, io non so se dietro di me si è aggiornata già la classifica. Sì, mi sa di sì. E sono ancora primo. Guarda che pro. No, manca le 50 di Nico. Togli 50 punti. Ah, che noia. Abbiamo, che noia, Poggo. Bella faccia. Aspetta, che aspetta. Fammi fare gli screenshot. Ha fatto regali. Chi è che fa? Non ho avuto il tempo di fare la foto. Tra poco vi dico le conseguenze della nuova classifica, perché penitenze e svantaggi di questa settimana li hanno decisi i nostri fan su Instagram. Nico, ti auguro di non perdere 100 punti come la settimana scorsa. Geniale. Attenzione. Sarà molto divertente. Okay. Allora, ve li inizio a dire. Vai. Mentre si finisce di aggiornare la classifica. Torniamo in riga o... Sì, tornate pure in riga. Okay. Okay. Ragazzi, abbiamo più la montagnetta. È un po' triste senza montagnetta. Aspetta. Io mi devo riprendere il regalo di Bella Faccia, che era un documento che non lo porterò nel parkour per un mese. Mi dispiace, Bella Faccia. Oh. Faremo il parkour. Nico qua sopra. Mi sembra giusto. Allora, siete pronti? Vai. Aspettate, mettiamo giorno che qua abbiamo i poteri forti. Ok. I primi tre in classifica dovranno vivere nelle case degli ultimi tre in classifica. Recalla. Che a loro volta invece vivranno nelle case dei primi tre. Quindi e da questo momento preciso non potete mai più entrare in casa vostra fino alla fine della prova. Se volete recuperare degli oggetti dalle vostre ceste, dovete chiedere a qualcun altro di entrare in casa vostra e prenderli. Non male che non c'ho niente. Per le prossime 10-14 giorni voi non vedrete casa vostra. Olè, ma vivrete nella casa di qualcun altro. Steph, quindi il terzo col terz'ultimo, il penultimo. Bravissimo. Esatto, sì. Ok, quindi, sono da che noi, va bene. Che non voglia vivere a casa di Marci. Cioè, quindi io sono da Poggo? Tu sei da Poggo. Ma come la faccia Poggo? Abito in un albero. Nico, ma la casa ragazzi, di Bella Faccia il è quella lì. È per Nico perché è la casa è di Bella Faccia è lontanissima. Ma no, è questa Steph, qua. È lì. No, quella è momentanea. È uno. Deve andare direttamente lontano. Quella è un affitto. No, Nico, per demiti anche solo a stare in casa, quindi. Sì. No. Ragazzi, vabbè. È andata in questo modo, la trovo geniale. Sono felice di non essere terzo, ma quarto. Ringrazio la classifica. Grazie, Nico. Grazie. Sì, detto sì. Questo, hai scriptato la classifica. Procediamo sulla prossima settimana? Sì, vai. Sì, direi di sì. Ok, vai. Allora durerà o 10 o 14 giorni. Ok, adesso poi vediamo bene nello specifico. Tra l'altro, vi informo già che nel frattempo ci saranno gli Hunger Games. Quasi sicuramente saranno la prossima settimana. Quindi tenetevi pronti. E sarà una live interessante con una sorpresa fin dal principio. Quindi state attenti perché gli Hunger Games non saranno classici. Non di qua. Ok. Andiamo alla prossima prova. Okay. Prima di tutto, la cosa più importante: saremo 4 team. Ok. La ruota deciderà i 4 team. Da 4 persone l'uno. E questa è la prima informazione da sapere. Ma la sfida sarà ricreare un bioma il più fedelmente possibile. Ok. Che sarà scelto anche questo dalla ruota. Ma vi posso già dire quali sono, perché sono solo 6. Li ho scelti abbastanza complicati. Ok. Bioma acquatico, Mushroom Island, deserto, mesa, bamboo jungle e ice, quindi ghiaccio. Una domanda. Vi dico subito una cosa. Non potete andare nel bioma che già esiste. Dovete per forza ricrearlo in un altro bioma. Quindi non è che potete andare in acqua e fare il bioma acquatico. Dovete creare il bioma acquatico tipo nella plane. Certo, però possiamo prendere le robe dell'altro bioma e spostarle. Puoi andare a prenderle e spostarle. Certo. Esattamente. Certo. E io un'altra domanda, ma è un obiettivo comune? Ogni team fa il suo bioma? No, ogni team da 4 avrà un bioma diverso scelto dalla ruota. Perfetto. Quindi la ruota prima sceglie il team e poi sceglie che bioma deve fare. Il bioma, Benissimo. Ok, perfetto. E questa è la prima cosa. Vi dico già cosa verrà valutato per la bellezza dei biomi. Ok. Quindi,
vincerà il bioma che sarà più grande, bello esteticamente, fedele al bioma stesso, anche proprio nelle dunette che ci sono, piuttosto okay. che nelle piante, negli animali che ci sono, tutto quanto verrà contato nella fedeltà, e la creatività. Perché magari, okay. cosa ne so, prendiamo la Mushroom Island, magari fare una casa abnorme a forma di fungo, comunque conta, è positivo. Certo. Quindi queste sono le caratteristiche per la sfida biomi. Tutto chiaro? Sì. Sì. Chiarissimo. Sì. Ok, adesso direi che scegliamo i team, però ho fatto un fail, perché io nella ruota ho messo prima i biomi. Allora, beh, effettivamente. Facciamo che decidiamo prima i biomi. Squadra 1, squadra 2, squadra 3, squadra 4. Esatto. E scopriamo poi in che squadra siamo. Allora, squadra numero 1. Sta girando la ruota, vediamo cosa si becca. Non so qual è il peggiore. Quella la Mushroom Island è il peggiore, ragazzi. Spero di essere nel no, primo. No, abbiamo le litre, lo troviamo. Trovatela. Bambù Jungle, bella. Primo team. Easy, facilissimo. In realtà non è così easy perché devi spammare veramente tanti alberi. È molto, facilissimo. Molto... Ah, ma easy. Però è più easy facile. Di altro. È più facile. E poi è bambù, io la voglio, deve essere in team 1 in tutti i costi. Numero 2, team 2, Mushroom Island. Bella anche questa. Sì, questa sarà bella, ma è il mio sogno, la Mushroom Island. Numero 3. È morto? Mesa. Ok. Bella la mesa, bella. Sì, ma è lontanissima, ragazzi. Io l'avevo trovata, sta a 10.000 blocchi. E poi devi prendere tutta la sabbia e ripiazzarla tutta. Ma raga, con i portali del Nether si fa in fretta. Numero 4. Attenzione, è giusto. Bioma acquatico. Ok. Anche questo. Ma i primi tre non possono decidere cosa fare. I fan hanno proprio chiesto che i primi tre vengano penalizzati quasi sempre. Sì, ma scusami un attimo. Io sono sempre penalizzato. Non doveva essere che. Io sto seguendo il flow. Cioè, sono allora, io ti ricordo che ho perso 100 punti. Ho perso. Steph, se ci volete bene, nella prossima sfida ci regalate qualcosa. No. Bella questa petizione, mi sono quasi come emozionato. Come li gestiamo i team? I team adesso sono i primi quattro che capiteranno sono team 1, i prossimi quattro team 2, eccetera. Sì, ma eccetera. Allora come contiamo le persone? Perché qualcuno chiaramente lo sta giocando, quindi... Sì. Qualcuno avrà la sfida di odiare quella persona. No! Cioè, il mio obiettivo è farveli proprio odiare, come il fatto che non gli hanno fatto i regali di Natale, cioè, capite? Okay. Oppure il fatto che non hanno solo. Votato, voi potevate prendere i punti in più. Quindi dovete, li costringiamo a giocare. Ma questi biomi custom quanto grandi devono essere? Più è grande più prendi punti. Più è bello più prendi punti. Più è fedele più prendi punti. Più è creativo più prendi punti. Certo, io vi direi facciamoli abbastanza vicini a questa zona, ma non troppo, in modo che siano comunque raggiungibili in futuro. Certo. Che secondo me è carino, no? Bello, mi piace. Secondo me è una roba. E noi ci dividiamo o come funziona? No, stiamo assieme. Tanto dobbiamo far team da 4, quindi un team a noi due, capito? Okay. Che secondo me ci sta. Allora, sto mettendo tutti i nomi nella ruota. Ci siamo, la ruota è pronta. I primi quattro saranno team 1 e quindi Bamboo Jungle. Let's go. Speriamo che ci sia via nel primo team. Io voglio essere qui, il Bamboo deve darmi la forza. Anch'io lo voglio. Chi? Allora, io sto registrando, ma tu dimmi... Le probabilità! Sei uscito tu subito? Sì! Ragazzi, il Bambù è... l'ha chiamato! Poteri, cioè... forti... Poteri forti della ruota, grazie Guerra che hai scriptato la nuova ruota! Ma non è vero, dai, che poi ci credono! Allora, purtroppo però siamo in team con Carpi. No! No! Poverino Carpi però, ragazzi, è bravo Carpi! No, si sta comportando male! Gioca Carpi, è quello. Carpi, devi giocare. No, devi dare i voti un'ora prima. Ragazzi, okay. Carpi mi ha scritto. Ti prego. Che succede? Chi è l'altro? Non no! C'è no, il nutellino. Cioè, che team incredibile che abbiamo. I migliori. Allora, diciamo che avrei preferito marcia Carpi per vincere, però... Abbiamo un ottimo bioma. No, allora, bioma. Carpi, se gioca, è bravo. Quindi comunque allora, dobbiamo scusate. Solo costringerlo a giocare. Aspetta, giusto? Ma io vorrei dire... Sei in team con Steph? Sì, noi siamo unici, cioè diventi un casino. Diventi un casino per noi, per le rec, come facciamo? Io vorrei dire che noi siamo i peggiori costruttori della Big Vanilla. È vero. No, buona dai, tu noi. Sei bravo. Secondo me sei meglio di altri. Carpi è un po' bidoncino. Team numero 2. Oggi adesso proprio ce l'hanno con me. Meno 20 punti. Allora, qualcuno si ricorda cos'era il 2 Mushroom. Mushroom? Ragazzi, il destino sta chiamando ogni cosa. March. Sì. Sembra finto. Numero 2. Guarda, per fortuna la sto registrando. Per favore, Nico. Attenzione. Per favore. No, se esce Nico me ne vado. Per favore.
Dai, serio, ma non è possibile, raga. È uscito Nico? Nico. Ragazzi, non so cosa dire. Disconnect. Non è possibile. Cioè, la state hackerando. Cioè, ma come è possibile? La state hackerando. Cioè, tipo, funziona se esce Marco adesso volo, raga. Così no, dai, basta. Se esce Marco, finito. Giuro che me ne vado. Oh, finalmente si beccano qualcosa di negativo, perché altrimenti loro hanno già vinto. Loki. Dai, che Loki. Va bene che c'è... No, raga, sono un mostro! Loco. Infine, numero 4. Siamo ancora in due, siamo... Del team 2 della Mushroom Island. Loco. Chi è? Attenzione! Ok, Sparks. Era quasi loco. Era quasi loco. Numero 3, team numero 3. Un bel team di costruttori comunque. Parte subito. Sì, no, beh, il team 2 credo che sia... esatto, non auguro esatto, nessuno al quarto, raga. Il quarto bene. È tosto tosto. Team raga. Numero 3 inizia con un buon The Mark. Ok. Cos'era quella mesa? Oh, la mesa ti piaceva, la mesa Marco, è bella. Ci sta. Un po' difficile forse, ma ci sta. Carly, ma tu cosa stai facendo lì esattamente? Seconda persona del team di Mark, l'ha appena nominata colui che Carly? Ascolta. Oh, ogni volta Carly? Che nominiamo qualcuno. Carly. Ok, Carly è brava a costruire. Quindi abbiamo Mark più Carly per adesso. Il numero 3 di questo team è Loco. Oh! Buono, oh, cavolo, questo è un bel team. Sì, ragazzi, ma il team 4 sta uscendo problematico. Problematico. Per fortuna Lightning. No, esatto. Ancora una chance Lightning di salvarsi. Il karma. E invece viene salvato bella faccia. Ma scusa, no, se Light... con poco. Che no, 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 no. Vi voglio far sognare, riascoltatelo bene. Mamma che noia. Mio. Poggo, Dr. Cat e Lightning. Sì, però scusa, ci li ha quasi tutti lì, quelli che non giocano. Lightning, sei sicuramente sola. Lo faremo sicuro questo. Dai, uno che non gioca per ogni team. Dai, no, ma in realtà lei ha soltanto una persona che non gioca, perché Cat e Poggo stanno giocando, quindi c'è solo che noi. Effettivamente che è vero. Vabbè, perché Poggo è stato impegnato con le vacanze e ha avuto altri problemi. Il problema di Poggo e Cat sono altri, esatto, diciamo. È bello. Più 100 punti a Grifondoro. Sarà divertente. Allora, detto questo, avete tutte le informazioni. State attenti chi deve pensare alle case, okay. Ad andare nelle case degli altri. Divertitevi su questa cosa. Ultimissime due informazioni. Ci sarà un torneo organizzato da Kendall PvP nelle prossime settimane. Aha. E servirà l'arena costruita da Marci, che fa, è il disegno fa, fatto da c'è, Lightning. C'è. Ok, è già sarà. Lì? Ci sarà, nel senso, poi ne parliamo. E l'ultima cosa che vi richiarisco a tutti quanti, il museo che abbiamo qua sotto è la prima, diciamo, opera d'arte di gruppo che stiamo facendo. Se portate brutta. Animali o mostri che restano in vita lì dentro, catturati, quindi tutto fatto e finito, che non ci sono in questo momento, guadagnate voi dei punti extra, non vanno nel montepremi, chiaro. Vanno direttamente a voi. Sono dei punti extra che potete farmare. Idem se la abbellite e la rendete esteticamente bella. Posso ingabbiare per la faccia? Steph, posso farlo in diretta? Ma la faccia andiamo. In diretta in che senso? Adesso. Questo è uno sniffer egg, è importantissimo. Ah, se vuoi puoi farlo anche io. Non so se c'è uno stanzino in questo lo momento. Lo facciamo. Comunque, ovviamente, più saranno complicati gli animali e i mostri, più punti vi beccate. E vi garantisco che si possono farmare un bel po' di punti con questa cosa. Quindi... Anche decorarlo. Anche decorarlo. Tutto. Perché io e Light lo vogliamo decorare. Tutto può portare dei punti extra. E l'avevo già detto nel precedente. Riparte video. Il meme. Qua Nico forse non è conscio di ciò che è successo. No, sto facendo la gabbietta. Ecco qua, guarda. È più strategico. Pronto? Vieni. Attenzione. Ah, Tropical Fish. Qual è che hai messo di Tropical Fish? Quello bianco? Ok, ce ne sono tanti di quello, Steph, quindi... Hai messo volendo, come si fa? Vado? Vado? Questo rimarrà un po' qua, però, penso. Ok. È stato un momento un po' triste. Ci vogliono 20 minuti, ci vogliono. Potete andarvene a fare quello che vi pare. E la Grazie. Prova da qui in poi inizia. Le ore di gioco probabilmente saranno più sulle 7 piuttosto che 5. Ma Carly ha un annuncio. Sentiamo Carly. Attenzione. Corre. Qual è l'annuncio, Carly? Suspense. Vuole neanche Kendall. Tutti i punti a noi, ha detto. Non ci credo. Allora. Non penso che... Ok. Allora. Non mi fiderei. Allora. Allora. 60 Regalo, minuti. Tutti i punti a Kendall. Scrivilo. Questo silenzio. L'ansia della scrittura. Ora sarà una cretinata. Grazie al silenzio. Esatto. Che proprio si percepisce. Forza, un po' troppo lunga. Ok. Ok. Regalerà una macchina a tutti, ha detto. Felice da Londra. Intanto. Da Mr. Beast a Mr. Carly un attimo.
Mister Carly. Mister Carly, bro. Mrs. Carly. No, Mister. Ma dai, ma va bene, quello funziona solo su di me. No, io non posso più andare a casa mia. Dove cavolo è la casa di fondo? E la casa di fondo è sopra la montagna. È un albero. È un albero. Sì, secondo me è quella lì sopra. No, ti accompagno, vieni. Buon divertimento, ragazzi. Ciao. È veramente incredibile il fatto che abbiamo trovato noi il bambù come team. Sì. Primi, tra l'altro. Cioè, è stato qualcosa di incredibile. E anche il team comunque non è male, sono contenta, perché Kendall è brava a buildare, quindi sì, secondo me ci uscirà bene. Ho il dubbio su Carpi, se sarà presente, perché se è presente è bravo anche lui. Allora, il fatto è che Carpi magari non è incredibile, ma la bambù jungle è abbastanza semplice. Esatto. Ok, quindi non abbiamo avuto capitato fortuna qualcosa di in tre modi. Uno, perché è il bambù. Due, perché è semplice. E tre, perché comunque il team è abbastanza buono. Quindi secondo me ci è andata molto bene. Anche secondo me. Sono parecchio soddisfatto. E ci è andata molto bene anche ad essere tipo a 20 punti dalla penitenza, perché saremmo dovuti andare a vivere, credo, a casa di... Il terz'ultimo era... Che noia, mi pare. Ok, sì, siamo dovuti andare a vivere a casa di Che Noia per 2 settimane. E invece ci siamo salvati letteralmente per 20 punti. Ci è andata parecchio bene, quindi è andata bene sotto ogni punto di vista. Comunque, noi per adesso ci fermiamo così. Il prossimo episodio ovviamente inizieremo con il costruire questo bioma della jungle bambù, che vedremo dove fare assieme a Kendall e a Carpi. E quindi avremo vari episodi in cooperazione con loro. E l'altra cosa, ricordatevi che la prossima settimana, quasi al 100%, stiamo sistemando le ultime cose, ci sarà la nuova live nella Big Vanilla 2 dedicata agli Hunger Games, con il montepremi che si basa sulla live precedente che abbiamo fatto, quella appunto del museo con tutti gli animali e i mostri. E quindi ci sono 500 punti in palio tra i primi 3 posti degli Hunger Games. Sarà qualcosa di incredibile. Noi per ora ci fermiamo e ci vediamo nel prossimo video della Big Vanilla 2. Ciao!